Pronto, pronto? Maestratina? Pronto, 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 qui Ecocentro, mi dica, sono Supertina. Supertina, scusa, è capitata una tragedia. E che tragedia è successa mai? È caduto un asteroide sulla scuola. Caspitina, caspitina. Mi auguro nessun morto. Per fortuna tre bambini non ci sono vittime. Tra le materie però ci sono tanti oggetti da buttare. Mi puoi aiutare? Certo, certo. Mi dica di che oggetti si trattano, vediamo un po'. Allora, ho trovato una stufa elettrica, un orologio da parete, gli occhiali da vista di Maestra Rosa, che li dimentica sempre, il telefonino di Maestra Piera, mobiletti di legno, tavolette WC, lavandini, diversi banchi, computer e tanti palloni sgonfi. Ah sì, allora ascolti bene, qui sono proprio davvero tante cose, forse è meglio che si prenda degli appunti. Allora, il mobiletto di legno, per esempio il PC, d'accordo? Quindi i lavandini, quelli sono tutti degli ingombranti, bisogna portarli necessariamente all'ecocentro, dove ci sono gli appositi contenitori in cui metterli, d'accordo? Oppure può anche telefonare, volendo, al numero 800-49-59-39. Va bene, lì potrà sicuramente gli rispondere. Ma mi sa che hai sbagliato il numero, però non è così. È 800-13-40-89. Ah, quello me lo ricordo benissimo. Allora, sai che cosa è successo? È successo che gli ho dato il numero di casa. E può succedere, qualche volta succede. Comunque, le tavolette non sono per niente ingombranti. Quante sono queste tavolette? Mi scusi, Ci sono solo due tavolette. Due tutta la scuola? Sì, ma... Come i bambini senza tavolette? Come mai due solo? Come mai? Perché i miei colleghi, prima di me, hanno tolto le tavolette. E perché? Dei WC, perché i bambini ci facevano la pipì sopra. Ah, bello, succede queste volte. I bambini si sa ogni tanto, ma anche i grandi, Comunque, mi dica, queste comunque le tavolette sono sempre ritenute degli ingombranti, pertanto vanno sempre buttate lì dove dicevo prima, cioè nell'ecocentro, oppure telefonando al numero verde 813 40 89 potrà appunto prendere l'appuntamento e passeranno lì davanti alla scuola a ritirare con i mezzi propri, d'accordo, dell'ecocentro. Sì, ma le tavolette non sono ingombranti, sono solo due. L'ho capito, però in ogni caso vanno buttate comunque negli appositi contenitori, come per le altre cose. Gli occhiali invece di Maestra Rosa, mi sembra di ricordare, vero? Sì, l'orologio e i palloni sgonfi. E palloni, allora, guardi, i palloni se sono di plastica vanno buttati nella plastica, altrimenti vanno buttati nel secco. La plastica, sapete di che colore è il contenitore, vero? Mi auguro, sì? Sì. Certo, mi raccomando. E invece gli occhiali, in questo caso cos'era il telefonino, mi sembra di ricordare, giusto? Sì. Giusto, allora quelli vanno buttati nel secco, nell'indifferenziato. Ci siamo capiti? Sì, Mae. Marcello, le sono stata d'aiuto? Sì, Mae, però c'è un piccolo problema. Mi dica. In effetti, da un paio di giorni non ho notizia delle mie colleghe. Ah. Quelle cornacchie delle mie colleghe, veramente. Speriamo di essere liberato. Stava scherzando! Ma come? Ma certo è, come le cornacchie? Cornacchie, ci sono gli uccelli da buona scuola? Basta, Mae, abbiamo finito. Ah, basta, finito. D'accordo, ciao Marcello, arrivederci. Ciao, Mae, allora. Buona giornata. Altrettanto a lei. Ecco a voi, Supertina della differenziata della paradigma.